stiamo qua perché ricordiamo cosa disse Armstrong: un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Perché 7-8 anni fa, andando su per andare a San Giusto nella zona della Tor Cucherna, c'era gente che viveva là, indispettita, Roberto, del fatto che ognuno rompeva le palle, no? Per dove si va, ha scritto sui muri, no? L'indicazione, siamo apparsi anche sul giornale, no? I cittadini hanno provveduto autonomamente. Allora, credo che alla fine è stato fatto un lavoro non trascurabile, perché questa roba non è che si è inventata e fatta in 5 minuti. Un lavoro a cui hanno partecipato tanti uffici, in testa l'ingegnere Bernetti qui che... Chiudo, ci sarà una parte in tutta questa organizzazione che riguarda la salute. Intanto il camminare per questa bellissima città fa bene alla salute. Seguire con l'app i vari percorsi avrà anche contemporaneamente contare i passi, calare di peso, tradurre la fatica che abbiamo fatto in pietanze triestine, aggiungeremo la iota come calorie eccetera. Questo è un po' deprimente perché quando uno cammina e vede quanto ha camminato e quanto si traduce in pasta o in iota, si accorge che in realtà ora che arriviamo a una iota ci vuole parecchio, però questo deve essere uno stimolo per camminare. Quindi ringrazio il comune, ringrazio il sindaco, gli assessori, tutti quelli che hanno lavorato, perché questo progetto, abbiamo avuto un piccolo merito all'inizio, ma il comune ha messo molto e gli siamo grati. Grazie. Dai, Roberto. Tanto bellissima, credo che per una città che punta sul turismo avete fatto, ringrazio da Anna Monaco, ringrazio la dottoressa Fondari, Giulio Bernecchi e tutti quanti, perché avete fatto veramente un lavoro da 10 lode, anche perché una cosa non è la solita cosa buttata lì, una cosa fatta veramente molto bene e che darà soddisfazioni a noi e anche ai turisti, per cui bravi. Accompagno questa gente, chi vuole, ha fatto un piccolo giro di 500 metri per vedere come funziona il meccanismo, almeno quello, diciamo così, più grafico. Quindi ci sono gli snodi principali, quindi vediamo due, Piazza Unità ovviamente è uno, è quello da cui tutte le linee partono, perché è la stazione centrale, e Piazza della Borsa è un'altra. E poi ci sono naturalmente tutte le varie stazioni. Qui questo è, cos'è questo qua? M, l'ascensore Park San Giusto, giustamente questo è un punto importante per quanto riguarda la viabilità e la mobilità, quindi il modo per raggiungere il colle. G, Largo Riborgo, quindi tutti i snodi principali dove molte linee si incrociano sono appunto questi, sono dotati di questi totem più grandi, principali, che sono quelli che appunto danno anche le istruzioni sulla parte posteriore.